diamo la parola quindi alla dottoressa, alla professoressa Tina Paladini, che il cui intervento, i punti essenziali dell'intervento saranno un'analisi appunto della violenza sulle donne, una riflessione di carattere pedagogico educativo e poi delle proposte per un nuovo tipo di educazione, affrontando tre aspetti: quello culturale, quello progettuale e quello promozionale. Quindi do la parola e la ringrazio per essere qui presente con noi, lei insieme a tutte a tutte le altre docenti e a tutta Femminile la giornata, a tutte le altre docenti che saranno qui presenti con noi, per aver accettato questo invito, per aver partecipato anche gratuitamente, che non è da poco, e quindi vi ringraziamo doppiamente. Grazie. Grazie dottoressa Giunta, grazie anche della presentazione e per avermi facilitato anche con i punti che vorrei trattare. Però approfitto anche per ringraziare il direttore che mi ha preceduto, il dottore Marco Lacommare, con il quale abbiamo scambiato velocemente, l'ho conosciuto questa mattina, quindi abbiamo scambiato velocemente poche battute, ma in pratica si è trovato proprio in linea, direi in feeling, con quello che io vorrei esporre in questa sede. Ringrazio, oltre al direttore che mi ha preceduto e che mi ha dato questo input, naturalmente tutto il personale, la direzione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Ringrazio in particolare anche per questa accoglienza e per la disponibilità anche di questa bellissima sala che vedo veramente piena, da qui è un bel vedere, come suol dirsi, in senso positivo. Ringrazio la dottoressa Cianflone, ringrazio Tiziana e anche l'amica che ancora non ho visto, spero che sia nel pubblico, Marisa Montemurro, che ha avuto la sensibilità e anche, diciamo, fatto un po' di pressione, perché oggi sono impegnata fino a questa sera, però questa mattina mi sono levata all'alba, ho preso una montagna di pioggia, sono ancora tutta umida, ma ho voluto essere sia puntuale sia precisa nell'impegno oramai che avevo preso. Quindi ringrazio anche e soprattutto tutti i presenti, ma entro immediatamente nel tema. Partendo, ma è stato già fatto, quindi forse qualcosa ripeterò, perché chi mi ha preceduto è stato già molto puntuale, quindi mi perdonerete qualche ripetizione. La violenza sulle donne è quell'insieme di azioni efferate e violente che avvengono spesso in famiglia, ma anche fuori, nella società, anche sui luoghi di lavoro, che a volte sono azioni che portano ad un epilogo, sì grazie, non sono molto esperta, si vede, di questo. L'epilogo drammatico, abbiamo visto, è il femminicidio, un termine che in verità non è molto bello, ma io personalmente, ma anche il gruppo di amiche con cui collaboriamo presso la Consulta regionale del Lazio, non siamo ancora riuscite né a migliorarlo, questo vocabolo, e nemmeno a sostituirlo. In realtà stiamo cercando, perché le parole sono importanti. Abbiamo visto poco fa il bel filmato sulle parole, le vorrei sintetizzare: sono parole dell'odio e sono parole dell'amore. Lascio a voi la distinzione, non mi prolungo perché è stato molto significativo e toccante. Il fenomeno del femminicidio è un fenomeno oramai dilagante, numericamente molto consistente e spaventoso, io direi, fino, ecco, a poche ore fa abbiamo avuto notizie che oramai si ripetono e si protraggono nel tempo e si ripetono quasi quotidianamente. Nonostante ci sia stato un inasprimento delle pene a seguito della legge del 2013, esattamente la numero 119 per le avvocate che dovessero essere presenti, ma che conosceranno sicuramente anche meglio di me. Dicevo, violenze in famiglia. Non voglio però tacere su un'altra forma di violenza, che è subdola, forse più subdola di quella esterna che si vede, si sente, no, dai litigi,
dai fenomeni così che in famiglia avvengono. Si tratta della violenza più subdola, dicevo, quella sui luoghi di lavoro, che si rivela come comportamento discriminatorio, vessatorio, connesso naturalmente all'attività lavorativa. Spesso non si tratta soltanto di vertenze di lavoro, del resto sono già regolamentate sin dal 2004, sembra ieri, da un primo accordo sui rischi psicosociali inseriti però nella legge per la sicurezza. Si tratta invece di qualcosa di più e sintetizzerei tali violenze nelle aziende in violenze fisiche, psicologiche, sessuali, singoli episodi casuali, ma anche sistematiche forme di comportamento. Si tratta di violenze spesso tra colleghi, tra superiori e subalterni, ma anche, ad esempio, in altri ambiti, tra clienti, tra pazienti, negli ospedali, nelle scuole, anche tra gli allievi. Non mi fermo su questi fenomeni, credo che anche per mantenere la promessa che sarei stata, spero, sintetica, ma anche per lasciare spazi ad analisi che seguiranno a questa mia presentazione, non mi fermerò sulle questioni specifiche del mercato del lavoro, della segregazione settoriale e la dequalificazione del lavoro femminile, col relativo differenziale retributivo, né mi fermerò sulle situazioni di stress correlato appunto al lavoro. Con la crisi che stiamo attraversando, siamo tutti più preoccupati, direi più arrabbiati, pieni di paure o a volte anche di rassegnazione. Sentimenti questi che si concretizzano nei confronti di politici. Ogni giorno oramai abbiamo da discutere per questioni politiche che ci stanno veramente amareggiando, si può dire, quotidianamente. Sia tutto questo risentimento si può rivelare anche attraverso una minore fiducia che noi abbiamo nei confronti del nostro futuro. Lascerò quindi agli altri interventi l'analisi dei problemi importanti, il mobbing ad esempio, le varie forme di violenze psicologiche, gli atteggiamenti persecutori, umilianti, intimidatori o minacciosi a volte di superiori e colleghi sul posto di lavoro, preferendo invece di parlarvi col cuore, forse dall'emozione che sentite, avete capito che vorrei proprio toccare le corde e andare alla radice di questo fenomeno. Partirei, sono state fatte già delle citazioni molto belle, molto significative, quella di Shakespeare, che conoscevo, ma in questo contesto è stata toccante. Partirei da una citazione del Mahatma Gandhi, che intravede le radici della violenza nella ricchezza senza lavoro, il piacere senza coscienza, la conoscenza senza carattere, il commercio senza etica, la scienza senza umanità, il culto senza sacrificio, la politica senza principi. Sono passati un po' di decenni, un bel po' di decenni, ma a me pare la fotografia del tempo che stiamo attraversando. La crisi che ci investe in questi anni sembra non riconoscere più dignità, diritti, salute, valori etici e morali. Sono tutti finiti in un secondo piano, a vantaggio di un diffuso malessere generato dal contesto anche politico e soprattutto economico e sociale, che è frutto di questo mostro fatto di rabbia e di violenza. In questo senso ci vengono conferme da autorevoli istituzioni, mi riferisco ad esempio alla CEI, al Censis, ma anche da studi recenti di antropologi, filosofi, storici, oltre che dal lavoro di psicologi, psichiatri, analisti del comportamento e delle scienze sociali. E qui tra poco sentirete le colleghe che approfondiranno questi aspetti. È significativo che solo nel 2016 e solo da Confindustria, ma anche dalla Confederazione dei Sindacati, sia stato recepito l'accordo quadro sulle molestie e la violenza o le violenze, no, nei luoghi di lavoro. Da questa veloce e sintetica analisi dei problemi che ci circondano, è chiaro che io
quello che voglio proporre è una vera e propria rivoluzione che potrà trasformare la nostra realtà, per cui metterò l'accento in particolar modo sulla questione educativa che ho scelto tra la miriade di complesse situazioni che abbiamo cercato di sintetizzare, spero velocemente. Tale esigenza si sente da molte parti, dalle piccole cose della vita quotidiana fino ai problemi più complessi della nostra società ormai globalizzata. Non basta reagire, ormai è tempo di agire e di realizzare un percorso educativo, ma anche legislativo, al quale devono concorrere tutte le risorse che possiamo mettere in campo. Se vogliamo davvero cambiare rotta e trasformare sul serio la nostra società, non possiamo lavorare intorno ai massimi sistemi. La mia idea è che sia necessario cominciare subito da un nuovo tipo di educazione, che parta dalla famiglia, che è l'ambiente privilegiato del bambino sin dalla sua nascita ed anche prima. Già, poiché sin da neonato il figlio si riflette nell'amore disinteressato dei suoi genitori, dei quali rappresenta l'oggetto sacro e inviolabile, ma ne riproduce anche i comportamenti, tutto quello che vive in famiglia, per questo l'educazione in primis è affidata proprio ai suoi genitori. Anche questo aspetto è stato messo a fuoco dal direttore poco fa e quindi lascio a voi intuire come ai fini della formazione di una famiglia giova sottolineare che i figli imitano i comportamenti genitoriali, per cui ogni modello negativo è destinato quasi sempre, purtroppo, ad essere replicato. Un figlio che vede il padre maltrattare la madre sarà portato ad una incapacità affettiva da cui derivano i disturbi di personalità. Una figlia, no? Anche noi donne subiamo questa forma di violenza. Una figlia che assiste a ripetuti comportamenti di sottomissione da parte della madre mancherà anch'essa di autostima, destinandosi a subire a sua volta e a convincersi di essere inadeguate, cioè a colpevolizzarsi, quindi a fare scelte sbagliate anche nei riguardi del compagno di una vita. Io su questi pensieri ho riflettuto molto perché ho un figlio maschio e una figlia femmina. Spero che queste riflessioni siano positive e ci facciano riflettere. Vedo molti uomini, ma la presenza massiccia è di noi donne. Dopo la famiglia, naturalmente, non si può tralasciare l'impegno e l'opera della scuola, il cui valore risiede non solo nel fornire nozioni e conoscenze, ma anche e soprattutto, direi, nell'essere il luogo primario dell'apertura all'esterno. Dalla famiglia si apre la società. La scuola è la prima apertura, la prima porta, così come il cuore della formazione della persona, il luogo dove concretizzare significative sperimentazioni di vita collettiva, dove si educa all'ascolto, alla comprensione, al confronto, all'assunzione di responsabilità e soprattutto al rispetto delle regole comuni. Anche il famoso no è stato citato, bisogna accettare ed educare al no, all'accettazione del no. Mi riferisco, insomma, alla cosiddetta educazione alla cittadinanza, al rispetto dell'altro, al riconoscimento della diversità, al ruolo dell'educazione permanente, intesa come valore che lotta contro il pregiudizio, i modelli stereotipati che generano violenza nelle sue diverse forme e discriminazioni in ambito pubblico ma anche in ambito privato, come dicevo poco fa, anche nel contesto familiare. Allora porrei la massima attenzione sulla formazione, la prevenzione e la protezione, quindi sulle tre dimensioni, quella culturale, quella progettuale e quella promozionale. La prima, la dimensione culturale, deve ricorrere a tutti gli strumenti culturali in grado di portare le nuove generazioni alla consapevolezza che l'amore non è gelosia o senso di possesso maschile sulla donna. D'altra parte, ricordiamoci che il famoso delitto d'onore
è stato abolito solo da poco, almeno per me che ho tanti anni sulle spalle, mi sembra ieri, è abolito solo dal 1981. Non è ancora scomparso del resto dalla cultura corrente. E una donna su tre è vittima di violenza ancora oggi. Credo che sia stato superato, ogni giorno è superato questo numero. Credo che siamo già oltre 120 vittime dall'inizio dell'anno. Mi pare di non essermi allontanata, ma forse di ora in ora questo numero noteremo purtroppo andare in senso, no, sempre diciamo maggiore di 120. E quindi la dimensione culturale deve puntare sull'educazione sentimentale, che trova nell'amore e non nella forza, nella sottomissione, nella possessività, la nuova frontiera della formazione. La seconda dimensione, velocemente, spero di non annoiarvi, spero che non sia troppo pesante, la dimensione progettuale prevede un supporto ed un processo di mentoring in grado di stimolare la partecipazione civica alle iniziative dal basso. Bene, questa è una iniziativa di mentoring, sia nei confronti della nostra famiglia, sia nei rapporti con la nostra società, con il nostro posto di lavoro, intendendo col coinvolgimento di tutte le iniziative educative, oltre alla scuola, anche la parrocchia, il posto di lavoro, dicevo, le organizzazioni sportive, le istituzioni sociali, le associazioni laiche, ma anche le religiose, le quali debbono imparare ad interrompere la relazione tra il disagio sociale e i comportamenti di rabbia, di livore, di risentimento che molte volte notiamo tra i giovani, tra gli adolescenti, oltre che negli adulti. La terza dimensione, l'ho chiamata dimensione promozionale, mira all'implementazione degli strumenti educativi a sostegno delle parti più deboli della società, donne, bambini, anziani, favorendo ad esempio le denunce tempestive, l'applicazione delle norme, il rispetto del no di fronte agli episodi di rabbia, ascoltando i bisogni degli altri, entrando con loro in empatia, in modo da attuare davvero un profondo cambiamento dall'interno di tutti gli aspetti personali e sociali, in modo da poter mutare il quadro concettuale dei nostri valori etici, dei nostri valori morali, che sono in continua trasformazione, anzi sono già tutti trasformati. Tale rivoluzione deve poggiare su un nuovo tipo di formazione delle nuove generazioni. Come dicevo, si deve fondare questa trasformazione sull'amore, attraverso ancora la prevenzione e la protezione. Questo vuol dire che anche la donna deve essere sensibilizzata a tutelarsi e a proteggersi da un rapporto malato, di cui non è certamente colpevole, a liberarsi dalla sindrome della croce rossina, dall'illusione che potrà cambiare il compagno violento, narcisista, anaffettivo, quindi incapace di amare. Ritengo utile sottolineare per le giovani e i giovani in particolare che per proteggersi non si deve scambiare per amore ciò che è egoistica, gelosia e possessività. Si presti attenzione specialmente a questa escalation. Tensione, rabbia, minacce, violenza fisica, maltrattamenti, totale mancanza di rispetto. Infine, una raccomandazione: mai recarsi all'ultimo appuntamento, può essere davvero l'ultimo, come abbiamo visto. Si tratta di aspetti che toccano tutti i ceti sociali senza distinzione. A tale riguardo vorrei narrare un incontro che ho avuto da poco con la dottoressa Luana Campa, una illustre criminologa che con un gruppo di parlamentari ed esperti del settore ha presentato una più efficace proposta di legge per la difesa delle donne vittime di violenza o di stalking. Mi diceva che esiste un altro aspetto spesso sottovalutato, quello delle donne non credute e delle donne credute. Cerco di spiegarmi meglio. Capita, mi raccontava, che si presentino negli ospedali, nei posti di polizia, al pronto soccorso, donne che intendono denunciare,
ma hanno l'aspetto curato. Spesso sono belle, eleganti, sono mogli di professionisti, ben truccate, che celano sotto il trucco un'altra realtà. Bene, in genere, proprio le poliziotte e i poliziotti che ho incontrato in questi ultimi anni, purtroppo ancora la loro preparazione è carente. Queste belle, tra virgolette, no, donne, ripeto, le non credute, sono invitate a non essere esagerate, a comprendere, sono rimandate a casa. Invece le donne credute molto facilmente sono incontrate di notte, sono nelle zone, abitano, vivono in zone disagiate, si presentano in modo discinto, senza trucco, quindi con lividi molto evidenti. Questa distinzione, sono le donne appunto credute, è certamente una discriminante che indica quanto ancora ci sia da lavorare presso le forze dell'ordine, le autorità preposte alla sicurezza, negli ospedali, presso le aziende, presso le istituzioni e gli uffici, anche le istituzioni religiose, oltre che naturalmente nelle scuole di ogni ordine e grado. Vorrei sottolineare la necessità di sensibilizzare, ma meglio ancora, formare il personale della polizia, dei carabinieri, perché sono troppi i casi in cui sottovalutano la donna che si presenta e chiede aiuto. La rimandano a casa e invece di ascoltarla ed accoglierla per farle superare una situazione terribile, purtroppo capita che la rigettino nell'inferno. Tale cambiamento radicale, necessario e urgente, secondo me, deve poter partire da queste prime riflessioni e prospettive che messe insieme possano condurre ad una vera e propria rivoluzione nella quale l'apporto degli uomini, della loro sensibilizzazione al problema ineludibile, ormai è chiaro, è necessario, poiché la sua realizzazione deve concorrere e soccorrere tutta la società, donne e uomini insieme, in tale opera educativa, ripeto, insieme. Lotto da decenni perché le donne possano sconfiggere il tetto di cristallo, possano fare la carriera nelle pari opportunità insieme agli uomini, ma purtroppo sembro quasi una voce nel deserto. E quindi voglio insistere sul fatto di andare avanti, ripeto, insieme, uomini e donne. Quindi è necessaria una formazione delle nuove generazioni, ripeto, attraverso l'amore. Mi sta a cuore, a proposito di questo insieme che sto sottolineando, mi sta a cuore raccontarvi un ultimo esempio, a mo' di esempio, la storia di una ragazza keniota che sta portando avanti una lotta contro le mutilazioni genitali nel suo paese, in Kenya praticamente. Ebbene, le sue difficoltà sono state enormi, fino a quando, pensate, un uomo, suo nonno, e il nonno che l'ha voluta aiutare, ha riunito gli uomini nel suo villaggio, li ha sensibilizzati gradualmente, ha fatto capire la gravità di questo fenomeno. Oggi questa donna ha unito intorno a sé la sorella, altre donne, e qualcosa in questo villaggio sta cambiando, almeno nella coscienza comune, con l'aiuto del nonno, quindi di un uomo. Il cosiddetto femminicidio, allora, è un problema sociale e morale. Io l'ho paragonato alla mafia, ad altre forme di prevaricazione, ad altri problemi che dobbiamo affrontare, problemi come la povertà sia materiale che spirituale. Dobbiamo conquistare il diritto alla buona salute, il diritto ad una istruzione di qualità, con la conseguenziale riduzione della disparità di genere, quindi la conquista delle pari opportunità per tutti, uomini e donne, ripeto. E vorrei sottolineare che questo deve iniziare dalla scuola, perché è il luogo privilegiato, perché è immediato, e cambiare quindi la lotta e trasformare la società per esorcizzare i fenomeni della violenza. Stiamo toccando il fondo e se non ce ne accorgiamo e non cerchiamo i ripari, forse non ce la faremo. Vi dicevo poco fa che sono anni, sono forse decenni,
sono stata forse tra le prime ad individuare nella nostra crisi, tra le prime, insomma, non voglio adesso esagerare, però chi mi conosce lo sa, sono decenni che nei licei, nelle università, ripeto, diciamo questa cantilena, questa nostra crisi non è economica, questa nostra crisi è crisi morale, è crisi etica, derivante dalla mancanza dei valori dello spirito, dalla perdita dei ruoli e dell'autorevolezza, che sono i veri capisaldi del nostro vivere civile. Ci sarebbe ancora molto da dire, ma ho paura di annoiarvi, quindi mi avvicino alla conclusione. Vorrei insistere sul problema della differenza, sulla perdita dei ruoli, da cui nasce la confusione che ci ha fatto smarrire i capisaldi della nostra cultura. Questi sono i requisiti del nostro essere donne, con un ruolo, non vi sembri esagerato, con un ruolo certamente superiore rispetto a quello dell'uomo, perché il nostro ruolo non è di essere il supermercato dell'utero in affitto. Semmai il nostro ruolo è di partire dal monologo e di andare da questo verso il dialogo. A differenza di quello che avvenne nel teatro, no? Nel teatro il monologo è l'epilogo di un artista, di un attore, che arriva al monologo, cioè a monopolizzare anche l'attenzione di un pubblico molte volte molto vasto. Lì è la conquista, quindi il punto di arrivo. Noi donne dobbiamo invece fare il processo contrario, partire da noi per arrivare al dialogo, poiché noi donne siamo depositarie di un compito molto importante, fondamentale. Noi diamo la vita, noi siamo artefici dell'opera, della vita, dell'opera di cura, dalla nascita fino al momento della morte. Completo questo mio veloce, insomma un po' sintetico, intervento con un appello. Dobbiamo avere fiducia nell'opera educativa della famiglia, della scuola, della società, tutta unita, uomini e donne insieme, perché il prossimo, come scrive Aldo Cazzullo nel suo ultimo libro, sarà il secolo delle donne che salveranno il mondo. Impegniamoci perché questo si realizzi veramente. Grazie per avermi ascoltato.